Non è un'elezione amministrativa, quindi è verosimile che magari dalle nostre parti non la si vivrà con il massimo del pathos, però è comunque un'elezione, un momento nel quale si va al voto. Le elezioni amministrative in Campania ci saranno, non toccheranno stavolta nessuno dei comuni isolani. Andremo alle urne però per il rinnovo del Parlamento europeo. E allora proveremo a fare una disamina complessiva questa sera con ospiti in studio e, come da consuetudine, anche al di là del mare, per provare a fare un po' le carte al voto per le europee, per capire soprattutto, ecco, quanto l'isola può, deve e perché guardare all'Europa. Di tutto questo e ovviamente di tanto altro attinente la tematica parliamo a Ultimo Round, che comincia adesso. La più cordiale buonasera ai telespettatori di Nuvola TV, ben ritrovati in diretta, ovviamente in diretta per chi ci segue. Venerdì 10 maggio alle ore 21 le elezioni europee si avvicinano, 8 e 9 giugno si va alle urne, e anche questo che è questo l'argomento che affronteremo stasera, ovviamente con una chiave di lettura che cercherà nei limiti del possibile di essere quanto più nostrana. Lo faremo con gli ospiti che passo subito a presentare, a salutare e soprattutto a ringraziare per essere qui stasera con noi. Parto dallo studio, il sindaco di Lacquameno, Giacomo Pascale, buonasera e benvenuto a Nuvola TV. Buonasera, buonasera a voi, buonasera a te. Marco Bottiglieri ha due osservatori privilegiati, il primo è quello del Rotary, no? Che certe fenomenologie le studia e le segue sempre, non soltanto a livello locale. Il secondo è quello di Confesercenti Asso Turismo, un'altra realtà che poi conosce benissimo il termometro di Ischia e anche quelle che sono le opportunità che sono arrivate e che soprattutto possono arrivare dall'Europa, che magari spesso è anche un pianeta a noi poco noto e magari sotto certi aspetti anche inesplorato. Collegati da remoto con noi, saluto l'onorevole Alessandro Caramiello, buonasera, benvenuto a Ultimo Round. Il buonasera consigliere a tutti. Regionale Aurelio Tommasetti, con il quale tra l'altro ho discusso ieri mattina. Vedi come si vede che alle volte Ischia è un po' l'ombelico del mondo, perché chiacchierando un po' al telefono con il consigliere sembrava conoscere Ischia meglio di quanto la conoscessi io, a dimostrazione di quanto la nostra isola sia apprezzata. Lui l'isola la conosce benissimo invece, perché ischitano lo è a tutti gli effetti, anche se stasera è collegato da remoto perché si trova al di là del mare. Giovanni Orlacchio, coordinatore isolano di Azione, benvenuto anche a lui. Buonasera. Allora, primo giro di domande, partiamo dallo studio. Quando parliamo di elezioni, la cosa che ultimamente più spaventa, specialmente in un paese come il nostro, è la scarsa affluenza alle urne. Ora, l'equazione matematica, sindaco Pascale, che insomma il primo uomo della strada come il sottoscritto si pone, è questa: se per le elezioni politiche a stento abbiamo superato la soglia, insomma, X di votanti, c'è da ritenere che forse, insomma, con le europee si possa raggiungere un risultato sotto questo aspetto imbarazzante, se mi passa il termine tra virgolette, considerato forse lo scarso appeal che questo tipo di elezione magari può esercitare, e anche il fatto che, svolgendosi l'8 e il 9 giugno, che tra l'altro sono un sabato e una domenica e non una domenica e un lunedì, altra anomalia anche questa, insomma, che cosa c'è da attendersi? Ecco, parliamo proprio partendo dal primo dato, da quello dell'affluenza, secondo lei. L'isola d'Ischia non è il centro del mondo, l'isola d'Ischia è parte di quella Italia disaffezionato alla politica e che quindi non partecipa al voto già da anni. Il partito del non voto in Italia è attestato oltre il 50%. A livello diciamo nazionale, le elezioni per Camera e Senato
L'appeal si è perso, io credo, nel momento in cui i parlamentari sono nominati, non sono votati. Quindi il fatto che tu ti reca al seggio, lo fai o non lo fai, non cambia nulla. Hanno già deciso i leader di partito e le segreterie quali devono essere i deputati e i senatori. Invece per quanto riguarda le europee, forse nel nostro caso, visto che parliamo a Ischia e parliamo sull'isola, avendo il candidato locale, sindaco di Casamicciola, deputato europeo uscente, Giosi Ferrandino, può darsi che riusciamo ad avere un maggiore interesse. Chiaramente i nostri numeri non cambieranno diciamo l'andata alle urne, ma sicuramente questo può determinare qualcosa, anche perché l'europea è una di quelle elezioni dove comunque tu esprimi una preferenza e forse i candidati al seggio europeo magari hanno maggiore interesse anche a girare il collegio, per quanto ampio, di 5-6 regioni eccetera, però comunque possono fare quell'attività sul territorio per portare la gente a votare. L'auspicio è questo. Bottiglieri, facevo un'analisi, soprattutto nella parte finale, interessante, Pascale. Paradossalmente le elezioni europee, il voto europeo è diventato adesso quello che prima erano una volta le politiche, cioè il candidato che di fatto non è che viene eletto per grazia ricevuta, ma ha bisogno di andare insomma a cercare ad accalappiarsi, se mi passi il termine, un po' improprio il consenso. È evidente che io quando parlavo di affluenza mi riferivo in generale, non soltanto all'isola o alle realtà dove magari i candidati locali fanno da traino. Sotto questo aspetto, secondo te che c'è da aspettarsi? Io penso che Ischia, appunto, avendo un candidato suo, sicuramente avrà un risultato non eccessivamente maggiore rispetto al resto d'Italia, però comunque esprimerà probabilmente una maggiore affluenza alle urne, si spera anche, insomma. Buonasera e benvenuto a Ultimo Round all'onorevole Caramiello. Onorevole, domanda a bruciapelo: che cosa attendersi da queste elezioni europee? Partiamo ovviamente in termini di affluenza, per una volta ecco si va a scegliere anche il candidato, che è una cosa insomma dove in Italia purtroppo, e sottolineo purtroppo, non siamo più abituati, però insomma la sua analisi, le sue previsioni, le sue stime quali sono? Buonasera a tutti, anzitutto saluto il sindaco Pascale e Marco Bottiglieri, con cui insomma collaboriamo anche nel mio intergruppo parlamentare che si chiama Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori. Un esperimento che stiamo portando avanti al di là della politica, perché forse, come si diceva prima in studio, c'è una disaffezione nei confronti della politica, perché la politica non ascolta più la società civile e viceversa. Il popolo è stanco, il popolo vuole delle risposte chiare. La legge elettorale per quanto riguarda le politiche effettivamente è ad oggi una stortura, perché non consente di scrivere il cognome del parlamentare di riferimento rispetto alle comunali, e lo dice chi è stato comunale, quindi ha potuto prendere voti reali, ma parimenti anche per chi si deve candidare alla regione o all'Europarlamento. Ma chiaramente sono quello che manca oggi sono delle proposte credibili, che ha fatto sì che i cittadini si disaffezionassero, come dicevo prima, alla politica e quindi non andassero più a votare. Ma questo è un problema di democrazia. Io invito sempre i cittadini a fare una scelta, perché l'assente ha sempre torto e dopo non ci possiamo lamentare che le cose non funzionano, e quindi bisogna sempre andare nelle urne, informarsi e votare la migliore proposta che c'è. Grazie Caramiello. Tommasetti, a parte il brivido caldo di poter scrivere un nome e un cognome che, come insomma, stiamo ricordando un po' a loop da quando abbiamo cominciato questa nostra chiacchierata, e voglio capire anche dal suo punto di vista quanto le europee rischiano di pagare più degli altri appuntamenti la disaffezione
alla politica di cui si sta parlando e poi anche riguardo a questo giro di giostra che abbiamo aperto sui sistemi elettorali più o meno ortodossi, lei come si pone personalmente? Insomma, qual è il suo punto di vista? Bene, rispondo, buonasera a tutti, saluto il sindaco, saluto gli altri ospiti in studio e collegati. Innanzitutto rispondo alla sua domanda iniziale, lei bontà sua ha voluto fare riferimento a quella chiacchierata che abbiamo fatto, non bisogna essere di particolari competenti in geografia per conoscere la straordinarità dell'isola che dove vivete, avete la fortuna di vivere, per cui viva Dio, viva Ischia. Per quanto riguarda l'europeo, ovviamente questo deriva anche dalla sensazione negativa che ci rimanda l'idea di Europa che abbiamo, non quella che abbiamo costruito, non quella dei padri fondatori, ma quella che si è andato consolidando, diciamo, nel tempo. E immagino che avremo modo di tornare poi durante la trasmissione per sottolineare tutta quella serie di eurofollie che hanno, come dire, distanziato e reso sempre più distante, diciamo, l'organizzazione stessa, diciamo, dell'Unione Europea rispetto a quella che è la vita di tutti quanti noi. Cioè, pensiamo soltanto all'articolazione in due sedi, diciamo, lo spreco di denaro, diciamo, una sorta anche di liturgia che c'è l'idea di Europa che ci rimanda. Però noi, il messaggio che dobbiamo mandare, al di là, diciamo, purtroppo delle percentuali che credo anch'io non saranno particolarmente elevate, diciamo, di partecipazione e al di là poi di quello che sforzo che ogni candidato giustamente produrrà per cercare di girare le regioni che sono sei, quindi, diciamo, parliamo dall'Abruzzo, diciamo, alla Calabria, e evidentemente comunque non ci sarà un risultato dal punto di vista della partecipazione. Credo, immagino che andremo sotto il 50% nel nostro collegio. Questo ovviamente è un fatto assolutamente negativo, e l'idea che dobbiamo rimandare, e credo che questo meriti un approfondimento, è anche i motivi per cui è necessario andare a votare, perché non è tutta la stessa cosa, ci si confrontano, diciamo, tutti apprezziamo, diciamo, l'Europa, però ovviamente ci si confrontano idee di Europa diverse, diciamo, soggetti che siano in grado di interpretare diversi, schieramenti in campo diversi. Quindi io penso che sia, mai come questa volta, invece un'occasione importante per fare chiarezza anche alla luce, diciamo, di quello che è stato l'ultimo periodo che abbiamo trascorso nel nostro paese come effetti e reazioni rispetto a delle politiche, diciamo, dell'Europa. Penso al movimento straordinario e allo stesso tempo naturale, diciamo, dei trattori, che evidentemente ha dato una risposta molto sensibile rispetto a quando poi la politica sbaglia. Evidentemente in quel caso era sbagliato di grosso. Ecco, quindi io credo che bisogna entrare nel vivo per cercare in qualche modo poi, diciamo, di tracciare i diversi programmi, le diverse alternative in campo e i diversi soggetti in campo, perché ovviamente è cosa diversa e avere un tipo di orientamento rispetto ad un altro. L'assist sulla distanza tra i cittadini e l'Europa, poi lo colgo davvero tra un minuto, Tomasetti, perché mi sembra un altro argomento molto interessante. Però, siccome abbiamo parlato di disaffezione alla politica, di una possibile scarsa affluenza alle urne, ovviamente noi non ci riferiamo all'aspetto squisitamente locale, ma facciamo una disamina più complessiva. Poi però tra un po' parleremo anche di quali possono essere le opportunità che l'Europa dà a realtà come quelle insulari, non soltanto ad Ischia, anche se a noi in questo momento interessa parlare soprattutto di Ischia. Tiro in ballo su questo argomento anche il più giovane della compagnia, il coordinatore isolano di Azione, Giovanni Orlacchio, visto che poi sono soprattutto i giovani che negli ultimi tempi, beh, una volta si diceva si stessero allontanando dalla politica, ultimamente in molti non sanno più nemmeno cosa sia, e allora chiedo anche a te di analizzare un attimino questo fenomeno in tutte le sue sfaccettature e di fare sintesi anche su tutto quanto hai fin qui ascoltato. Bene, anzitutto grazie per l'invito. Grazie dell'opportunità di contribuire a questo confronto, di dire la mia, la prospettiva di Azione e quella del nostro candidato alle europee. Mi ha fatto un po' sorridere ascoltare i due relatori che mi hanno anteceduto. Anzitutto perché hanno parlato di un problema, di disaffezione della politica, come se fosse un qualcosa che non riguarda loro. La disaffezione della politica nasce da Tangentopoli, principalmente, nel nostro paese. Abbiamo stasera come relatori un rappresentante della Lega, che è il partito più vecchio dell'attuale contesto politico italiano,
e un politico del Movimento 5 Stelle che per 10 anni ha portato una ventata di populismo nel nostro paese e ha praticamente un allontanamento ancora maggiore del nostro elettorato dall'importanza di votare. Poi, per quanto riguarda l'importanza dell'Europa, noi giovani siamo molto consapevoli della crucialità del percorso di unificazione dell'Unione. E abbiamo, mi sto confrontando stasera con due relatori esponenti di partiti che vogliono meno Europa. Esponenti di partiti, in particolare la Lega, che ha il 36% in Parlamento europeo, ha avuto in questi 5 anni, non si sa cosa ha fatto. E per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, dell'Europa sembra che non sappiano come prendere palla. Azione ha una prospettiva molto chiara, c'è bisogno di più Europa, perché l'Europa è uno strumento che persegue gli interessi italiani. Gli italiani da soli nel contesto geopolitico globale contano poco. Abbiamo competitors come gli Stati Uniti e la Cina e l'India, che sono giganti. È una questione proprio di dimensione. L'Italia da sola non può competere. Davanti a questa necessità, i partecipanti della colloquio di stasera della Lega dei 5 Stelle, il loro partito, cosa propongono? Nella prospettiva dell'Italia, Signori Gianni, perdonami un attimo, però cerchiamo di tenere la trasmissione nei binari, perché poi altrimenti devo far replicare anche i tuoi interlocutori. Va Quindi bene, va bene. teniamoci negli argomenti piuttosto del dire chi è bianco e chi è nero, che francamente non è proprio quello di cui vogliamo discutere stasera. Quindi se possiamo riportare il dibattito nei meandri di quello su cui abbiamo un po' tutti cominciato, altrimenti se iniziamo a dire chi è meglio e chi è peggio, non ce ne usciamo più e i 55 minuti non ci servono a nulla. Poi ragione. tra un attimo darò modo ai nostri ospiti di replicare, però se possiamo un attimino rimetterci in quella che era la carreggiata e la strada maestra della nostra chiacchierata, te ne sono grato. Va bene, mi scuso per la veemenza giovanile, è una cosa che in virtù dell'età può capitare. Però torniamo sui binari. Perché l'Europa è importante? Molti non lo sanno, ma la maggior parte delle attività che il nostro Parlamento nazionale compie, il 70%, sono atti di esecuzione degli atti e delle decisioni europee. Cioè, ciò che si decide in Europa non è qualcosa che riguarda la politica estera, riguarda la politica nazionale, la politica interna. Perché il 70% degli atti di esecuzione, degli atti compiuti dal nostro Parlamento sono di esecuzione di quelli europei. Quindi l'Europa è qualcosa che ci riguarda direttamente, perché l'Europa è il contesto in cui si scriverà il futuro. E di certo agli elettori non posso che suggerire di votare chi l'Europa la vuole sempre più forte. Allora, torneremo a parlare anche di quello che diceva adesso Orlacchio, cioè del fatto che poi molte di quelle sono le dinamiche che si muovono e agiscono nel nostro paese, arrivano dall'Europa e spesso lo ignoriamo. Prima però, diritto di replica sacrosanto, 1 minuto a testa per Caramiello e Tommasetti e poi ci rimettiamo. Com'è? Ok, Caramiello no, è uscito. Allora, se possiamo far rispondere Tommasetti, poi recuperiamo l'onorevole Caramiello e poi riprendiamo il nostro dibattito. Tra poco anche il Vox Populi. Siamo andati a chiedere agli isolani, insomma, come si muoveranno loro in vista delle europee. In particolare, gli abbiamo domandato se andranno o meno al voto. Vediamo cosa hanno risposto al microfono di Elena Mazzella. Tommasetti. Ma non è neanche il caso di rispondere, ovviamente, al di là, diciamo, delle questioni così mal poste. Non è... Dobbiamo entrare nel merito, diciamo, delle questioni. Se dopo c'è spazio per poter parlare, diciamo, delle diverse visioni d'Europa, sicuramente sarà il caso di spiegare perché noi ci siamo battuti contro l'adozione dell'auto elettrica, perché, pur essendo, diciamo, ambientalisti convinti, la mia storia personale, che qualcuno ignora, evidentemente lo dimostra, però allo stesso tempo delle eurofollie sul green, su quello che sono, diciamo, quello che sarà lo tsunami che si sta per abbattere sulle case degli italiani, che è il patrimonio degli italiani, che sono, diciamo, collegate ai desideri, diciamo, del cambiamento delle classi energetiche, e così sul discorso dell'agricoltura, del vino italiano e tante altre cose. Noi ovviamente siamo rispettosissimi delle istituzioni europee, ma siamo altresì convinti della nostra visione dell'Europa, dei popoli e delle nazioni, che invece, diciamo, l'identità, e questa, diciamo, è la nostra, diciamo, visione, l'identità delle singole realtà sia assolutamente importante. Poi, per carità, voglio dire, ognuno ha diritto di, diciamo, di esprimere come ritiene le proprie idee. Non capisco il senso, diciamo, di alcune affermazioni, però per carità, va bene così. Caramiello, che dovremmo intanto aver recuperato, mi dicono dalla regia. Mi sentite? Mi sentite? Sì, perfettamente, onorevole.
No, va bene, io ascoltavo il giovane di Azione, poi arrivato a un certo punto si è bloccata la diretta, forse anche la diretta non riusciva a sentire tutto quello che il giovane continuava in maniera forte a raccontare. L'Europa, c'è tanto da dire, tanto da fare. Io tra l'altro sono in commissione agricoltura, sono il capogruppo della mia forza politica in agricoltura e abbiamo ascoltato le esigenze, le istanze, le proposte degli allevatori, degli agricoltori. Chiaramente la PAC, la politica agricola comune, in qualche modo va cambiata perché su in certe cose abbiamo potuto constatare che non ha funzionato. Alcune cose già sono state fatte, sono state proposte. Si punta molto oggi al Green Deal, quindi a puntare ad una transizione ecologica che però possa accompagnare gli agricoltori e gli allevatori. Giusto per poi dire due cose che ho fatto in un anno e mezzo da parlamentare, ma non per pubblicizzare la mia attività politica, ma di quello che si fa in Parlamento e soprattutto nella Commissione Agricoltura, condividendo anche con altri colleghi, anche della maggioranza, su alcune tematiche dove non possiamo dividerci. Per esempio, nel decreto milleproroghe, da minoranza sono riuscito a far approvare un emendamento che va a riutilizzare le acque reflue depurate per irrigare i campi, vista anche la siccità che vive purtroppo oggi la nostra nazione a causa anche dei cambiamenti climatici che vanno considerati e che sono acclarati, ma come lo stesso essere riuscito a far approvare un emendamento da 2 milioni di euro per ristorare il comparto bufalino casertano che ha visto l'abbattimento di 140.000 bufale causa brucellosi. Contestualmente, per parlare soltanto di Ischia, per quello che c'è da fare ancora per l'isola, abbiamo approvato quasi tutti quanti insieme un decreto, insomma, per supportare l'isola a valle di quello che è successo anche con la frana del 26 novembre. Io il 28 novembre ero lì insieme al sindaco Pascale sul posto per portare la mia solidarietà, la mia vicinanza e per accogliere le istanze. Ed è stato fatto un lavoro di ascolto verso l'isola tutta e cercare di supportare. Questa è la politica del fare, questa è la politica che si presta. Io nella mia vita faccio tutt'altro, io lavoro da 25 anni in Stellantis, quindi ho deciso di dare la mia competenza, il mio know-how e metterla a disposizione della nazione. Ho avuto la possibilità di riuscirci tramite un movimento che non è populista, ma che ha cambiato la politica in questa nazione, portando una ventata di novità, mettendo in crash un sistema ed oggi, insomma, possiamo dire che tanto è stato fatto, ma tanto ancora c'è da fare. Vado a concludere, sperando che anche Onorevole. i giovani, che giovani come il giovane di Azione, possa dedicarsi alla politica vera. Perfetto. Allora, riparto dallo studio. In che cosa realtà come quelle insulari? Noi chiaramente parliamo di Ischia, ma quando parliamo di isole spesso, insomma, è vero, la nostra forse è un po' più particolare per popolazione, per densità territoriale. In che cosa, Pascale, l'isola oggi potrebbe attingere, se mi passi il termine, tra virgolette, dall'Europa e magari non lo fa anche inconsapevolmente? Innanzitutto voglio salutare gli onorevoli Tomasette e Caramiello che hanno descritto esattamente un aspetto importante che già dovrebbe far riflettere noi isolani, campani, piuttosto che italiani ad andare al voto. Innanzitutto bisogna far comprendere l'importanza dell'Europa quando incide nelle decisioni degli Stati membri con le sue direttive. Ieri sera abbiamo parlato per esempio della Bolkestein, no? Che ci riguarda da vicino, è una direttiva europea. Parliamo del Green, è una direttiva europea. Parliamo
Parliamo di fondi a valere sulla mobilità piuttosto che beni culturali, sono finanziamenti attraverso la Regione Campania ma attraverso la Comunità Europea. Quindi quanto è importante l'Europa e qual è, come diceva l'onorevole Tommasetti e Caramiello, l'Europa che noi vogliamo, cioè di quale forze politiche, con qual è la visione di Europa e soprattutto qual è il coraggio che la politica mette in campo per darci questa Europa. Nel senso che non è la stessa cosa votare tutti i partiti, non è, è la stessa cosa dare il controllo del Parlamento a destra piuttosto che a sinistra. La verità è che noi proviamo questa disaffezione perché tante volte, spesse volte, i partiti mandano in Europa un personale politico che magari non ha manco l'entusiasmo di andarci, è una sorta di parcheggio, paradiso degli elefanti. Tante volte si candidano i leader, ecco, la politica è un marketing ormai, si candidano i leader per avere la preferenza, ma già sappiamo che quei leader in Europa non ci andranno mai e che quindi tirano la volata al secondo in lista. Allora queste non sono cose belle per il cittadino che deve andare a votare e poi gli vai a chiedere il voto. Tornando a noi, Ischia può fare tanto, soprattutto oggi ha bisogno dell'Europa e Ischia c'ha anche un'opportunità. Tutti sanno la mia estrazione politica, la mia, ma oggi Ischia ha anche l'opportunità di avere un isolano in Europa che può guidare questo processo e lo può guidare in un momento in cui Casamicciola in particolare, l'isola di Ischia, hanno bisogno di questa, diciamo, di questa rappresentanza in Europa. Dopodiché l'auspicio qual è? L'auspicio è quello di non avere l'Europa dei burocrati, diceva bene Tommasetti. Noi non ci interessa l'Europa della moneta unica piuttosto che dei burocrati. Noi ci interessa l'Europa dei popoli, ci interessa l'Europa che unita va a confrontarsi con altri giganti, come sono stati definiti, a livello mondiale. Noi abbiamo bisogno di questa Europa. Appare evidente che l'Italia da sola non ce la fa. Che messa insieme forse rappresenterebbe veramente la prima potenza mondiale. Ma appare anche evidente che tutto questo sogno europeo, fino ad oggi, tanti popoli europei e noi italiani non è che l'abbiamo vissuto con questo entusiasmo. Allora, se noi andiamo a stasera in questa trasmissione a voler lanciare un messaggio, io penso che tutti gli ospiti abbiano espresso un concetto importante, da Caramiello all'onorevole Tommasetti. Innanzitutto ragionare con uomini della politica del fare, al di là della questione. Tommasetti ha detto una cosa importante: loro come partito hanno una visione di Europa, vogliamo confrontarci sulla visione che hanno gli altri? Vogliamo verificare questa Europa così com'è, se ci ha dato o no quelle risposte? Questo è il tema. Dopodiché, detto questo, noi possiamo anche scendere, come tu ci vuoi guidare stasera, su scala locale per farci comprendere A, l'importanza dell'Europa, B, evidentemente, di valutare, di dare il nostro consenso a una rappresentanza locale. Questo mi rendo conto, ma mi rendo anche conto che questo... No, diciamo, questa non è assolutamente la mia intenzione. No, però. No, nel senso che mi rendo anche conto che questo va detto e va soprattutto, diciamo, trasmesso a coloro i quali non sentono questo trasporto verso il voto, perché noi rischiamo di non andare, non di non trovare i voti per i candidati a cui teniamo, ma la gente non ci va proprio a votare, perché magari manco lo sanno, non sentono questo spirito, questa forza, questo entusiasmo, questa attrattiva verso il voto europeo. Questo è il senso. Dov'è che l'isola, le isole, ma nello specifico, lo ripetiamo ancora una volta, per questioni di bandiera, oltre che di territorialità e di residenza anagrafica, in che cosa Ischia può attingere qualcosa di significativo dall'Europa? Poi lo chiediamo tra un attimo anche a Tommasetti, Orlacchio e Caramiello. Può attingere sicuramente molto nella misura in cui le amministrazioni sono anche consapevoli organizzate per accedere a questi finanziamenti europei, perché spesso le amministrazioni non hanno il personale, non hanno progetti perché non hanno il personale che possa portare avanti un progetto importante, perché non hanno, non sono messi in condizioni, perché è anche forse un altro dato da valutare è il fatto che magari se fossero più uniti le amministrazioni comunali dell'isola d'Ischia, c'è un famoso patto per lo sviluppo che poteva diciamo essere un contenitore che poteva servire a tutte le amministrazioni per progetti molto più importanti e non è stato mai messo in pratica. Orlacchio, che l'isola ovviamente la conosce bene perché anche casa sua, quali sono le opportunità che spesso potremmo cogliere ma che non vengono colte
alle volte in maniera, se mi passi il termine, un po' improprio, tra virgolette, dolosa, perché come diceva Marco Bottiglieri, un po' siamo distratti, un po' siamo disattenti. Voi la materia la conoscete sicuramente meglio di me, ma le cronache sono piene di finanziamenti europei che tornano al mittente perché praticamente non vengono investiti, e soprattutto realtà disagiate, perché tali sono le isole. In che cosa dovrebbero guardare con maggiore attenzione all'Europa, partendo da chi amministra, passando poi per le categorie, per il mondo associazionistico e finendo anche con i comuni cittadini? Bene, per quanto riguarda l'incapacità di spesa dei fondi europei, questo è legato a tantissimi fattori. Anzitutto un deficit strutturale delle nostre realtà amministrative, che sono prive di competenze, e ciò lo si sta riscontrando anche nell'attuazione del PNRR, nonostante alcuni comuni come quello di Napoli siano stati capaci di vincere molti bandi per la dimostrazione di capacità progettuale che l'amministrazione Manfredi ha presentato. Le opportunità dell'Europa sono tantissime. Strettamente dal punto di vista locale, una che mi viene molto in mente è quella culturale. Ischia è la prima colonia greca del Mediterraneo. Ischia ha un ruolo simbolico nella costruzione d'Europa, così come a tutta l'Italia. Bisogna spingere per far comprendere agli ischitani, agli uomini del sud, agli cittadini italiani ed europei, che l'Italia nel percorso di unificazione dell'Unione è molto importante, ma non solo culturalmente. A differenza di quello che spesso si percepisce, l'Italia è stato un paese fondatore dell'Unione. L'Italia è stata centrale in vari step della sempre più stretta unione tra i popoli europei. Però vorrei, se mi permette di rispondere a Tomasetti, all'onorevole Tomasetti, uomo del Sud, da professore di economia, da ex rettore dell'Università di Salerno. Mi aspettavo una risposta alla mia, sebbene calda, puntualizzazione. Conosco la prospettiva europea della Lega. La prospettiva europea della Lega è una prospettiva di meno Europa, di Europa più debole, che dà maggiore indipendenza agli Stati, che impedisce agli Stati di costruire insieme una prospettiva di difesa comune, che impedisce agli Stati di rispondere alle spinte economiche e protezionistiche di Stati Uniti e Cina. Da sola l'Italia, che cosa può fare? Che risposta dà agli imprenditori del Sud che dovrebbero votare la Lega alle elezioni europee? Se siete passati dal 36 all'8 c'è un motivo. E poi, qual è la visione di azione? La visione di azione è di un'Europa più forte, di un'Europa player nello scenario globale, un'Europa che abbia un esercito comune capace di rispondere alle crisi che ci stanno circondando. Abbiamo il fianco est e il fianco sud-est che sono in guerra. La posizione della Lega è chiarissima, cioè si parla di pace come con i 5 Stelle, sono molto simili da questo punto di vista, sono richiami al governo giallo-verde, di una pace, un pacifismo che porta alla resa degli ucraini, di una situazione strana su Israele, non si capisce che posizione hanno, insomma. Qual è la visione della Lega per l'Europa e qual è la visione della Lega per risolvere i conflitti che ci circondano? Facciamo rispondere subito a Tomasetti, al quale poi chiedo, visto che conosce bene l'isola, che non fosse la mia giornata, l'avevo capito dalle 8 di stamattina, per la verità è andata così, è finita così. Comunque, Tomasetti ovviamente lo vedevo scalpitante, quindi gli chiedo di rispondere. Poi, tra l'altro, visto che abbiamo appurato che conosce bene l'isola, gli chiedo anche di capire dove l'isola potrebbe attingere, diciamo, qualcosa dall'Europa. Fermo restando, io mi rifaccio sempre a quello che dice Giacomo Pascale, tornando al discorso che ha fatto Orlacchio, è evidente che le visioni di Europa possono essere anche diverse. D'altronde il mondo è bello perché è vario, ed è giusto che anche la politica sia così. Se la pensassimo tutti alla stessa maniera, non ci sarebbe il pluralismo anche politico. Tomasetti, a lei. Allora, le visioni sono decisamente diverse, vanno rimarcate, mi pare che ci stiamo spendendo con grande chiarezza, diciamo anche in coerenza rispetto a quello che si è fatto nel passato, per far capire qual è la posizione della Lega, che non è una posizione opportunistica, è una posizione molto chiara e che si lega, diciamo, a portare ragionevolezza, buonsenso in Europa. Gli effetti rispetto alle nostre economie sono tanti. Poi possono passare in secondo piano perché ci si riempie la bocca, poi bisogna andare in concreto per capire. A un certo punto, con un colpo di mano, stavano cercando di far passare l'idea che sul vino, e quando io penso, diciamo, a Ischia, penso, diciamo, non possiamo fare pubblicità, ma ci sono delle ottime coltivazioni speciali, particolari, come speciale tutta l'isola,
Voleva far passare sull'etichetta sul vino, nuoce gravemente alla salute, esattamente come accade per le sigarette, ma con la grande differenza che mentre per le sigarette, diciamo, è provato scientificamente che fanno male, viva Dio, io non ho mai, sono stato sempre un non fumatore incallito, diciamo, in realtà, per quanto riguarda il vino nostro avrebbe distrutto l'economia, la storia, il paesaggio, la bellezza di questo paese, diciamo che è un paese straordinario che poi noi con un po' diciamo tendiamo talvolta a dimenticarcene, e la narrazione, diciamo, di quelle che sono, perché poi Ischia è bella a mare, ma è bella vista da mare, viste le colline, così come sono belli i posti, diciamo, della mia costiera cilentana e amalfitana. È evidente questo che ovviamente questo non è passato grazie all'opposizione che è stata fatta, ma perché ci sono degli interessi economici importanti, perché ovviamente quando tu c'hai 27 paesi con realtà, con esperienze, con provenienze, con culture completamente diverse, tu c'hai gruppi di pressioni diverse, perché ovviamente anche un bambino capirebbe, non c'è bisogno di aver fatto studi specifici per capire che meno vino significa ovviamente più birra. E guarda caso, chi spingeva per quel tipo di produzioni erano i più grandi produttori, diciamo, di birra, che ovviamente hanno le lobby, e mi pare di capire che in qualche modo, diciamo, le lobby avevano anche il modo di foraggiare poi anche i parlamentari o i gruppi di pressione, diciamo, europei. Questo come in altri campi. Faccio l'altro esempio, l'ho già fatto prima, per quanto riguarda le case. Cioè abbiamo un patrimonio storico, la bellezza del nostro paese, dei nostri 8.500 comuni, dei 550 comuni della Campania, sono i comuni, sono l'identità, sono i campanili, sono la parrocchia. Ebbene, però abbiamo anche un patrimonio, purtroppo abbiamo un patrimonio immobiliare che ovviamente è più risalente nel tempo, anche perché viva Dio, abbiamo una storia che altri ci invidiano e che dovrebbe farci invidia, diciamo, al di là del calcolo di convenienze, diciamo, partitica, dovrebbe vederci tutti quanti dalla stessa parte. Ovviamente quella misura di far aumentare una classe, passare di una classe energetica a due classi energetiche, che sembra una cosa, diciamo, di burocrati, diciamo, da far, come dire, da far passare come una bazzecola, che sia mai, che vorrà dire mai far passare? Significa investimenti sulle nostre case 60-80 mila euro. E questo ha avuto già un effetto, un allarme rispetto al mondo, al mercato immobiliare, perché ha significato automaticamente un deprezzamento del mercato immobiliare, una difficoltà, avrà un effetto rispetto al, diciamo, a quello che sarà poi la contrazione dei mutui e quindi la possibilità poi di ulteriori, diciamo, danni rispetto alla natalità. Allora, queste, diciamo, problematiche concrete che sono molto più cogenti rispetto al politicamente corretto, alla parolina, diciamo, all'asterisco, qualcosa di questo tipo, diciamo, per chi come me è un uomo del fare, perché questa è la mia tradizione, diciamo, e la mia storia personale, evidentemente, che va al di là, diciamo, del calcolo politico, e si potrebbe continuare sul discorso della nostra agricoltura straordinaria. Ci sono voluti i trattori, hanno dovuto bloccare le città per far capire che stavano andando a sbattere a Bruxelles, perché a Bruxelles non gliene frega niente l'agricoltura, perché se vedi gli appezzamenti di terreno che stanno nei paesi del nord Europa, sono migliaia di volte quelli italiani, non coincide con la cultura italiana, quindi sono tutti quei modelli là, pensati là in laboratorio, ovviamente non contrastano con quella che è la nostra realtà. Una manovra di piazza molto forte ci ha consentito Ma di senti, evitare questo tipo di disastro. perfetto, Io perfetto così. Devo andare anche potrei da continuare Caramiello, anche tanto da perché questo punto il di tempo vista. stringe. Caramiello, che nel precedente intervento ci ha fatto un po' anche lui, da conoscitore dell'isola, quello che è stato un po' fatto da lui personalmente, da quello che ha fatto la politica a livello nazionale. Gli chiedo invece, per realtà come quella ischitana, che cosa può fare l'Europa? Che valore aggiunto può portare? Lo potrei parlare per ore. Sapete bene che io amo l'isola d'Ischia, spesso e volentieri sono sull'isola. Cosa può fare? Anzitutto l'ho ascoltato anche prima. Bisogna assumere nei comuni. E noi abbiamo presentato all'interno di una serie di decreti anche la possibilità di stabilizzare giovani che già lavorano all'interno degli uffici tecnici come quelli di Lacquameno e di altri comuni isolani, perché c'è bisogno di presentare progetti e riuscire ad attingere i miliardi di euro
che l'Europa mette a disposizione in tanti ambiti. Non è vero che non ci sono fondi, i fondi ci sono, ma il problema è la mancanza di progettualità. E allora bisogna avere quella capacità politica di mettere in campo tutta una serie di azioni forti affinché gli uffici tecnici ormai un po' anziani, diciamo così, lasciano il passo ai architetti, ingegneri, geometri più giovani. Il 24 maggio, e vado a chiudere, ad Ercolano presenteremo una proposta di legge sulle isole minori e sarà proprio presentata dall'ex presidente Ancim, già sindaco di Forio, Francesco Del Deo, e il sindaco di Lacquameno, Giacomo Pascale. Quindi il tutto parte dall'isola di Ischia per la valorizzazione delle isole minori, quindi non solo le isole del Golfo, ma anche le isole Leolie, l'Elba, eccetera. E questo lo possiamo fare tutti quanti insieme con questi intergruppi. Ho proprio una collega della Lega che fa parte del mio intergruppo, che sicuramente Tommasetti conosce, tra l'altro è anche candidata all'Europeo, non faccio pubblicità alla collega della Lega, però lei ha una casa a Lipari e quindi stiamo lavorando insieme per valorizzare tutte le isole minori, tra cui, soprattutto per quanto mi riguarda, poi, le isole del Golfo. È vero che, per carità, ci teniamo, voglio dire, ha detto anche che vive a Lipari, nome e cognome immagino lo possa anche fare, non se la prende, non se la prende nessuno. Vabbè, però lasciamo questo punto interrogativo di Caramiello. Ci fa piacere ascoltare che per una volta Ischia, insomma, è precursore in qualcosa, ci accusano sempre di arrivare con qualche annetto di ritardo. Te li prendi proprio 30 secondi su questa iniziativa, poi andiamo a sentire la gente sul voto europeo, su questa iniziativa di Ercolano che vede proprio, diciamo così, politici ischitani in prima fila e non è che succede così spesso. Ma non solo politici ischitani, l'onorevole Caramiello è stato un visionario nella prima fase, si è speso per provare a fare un qualcosa che in concreto non si era mai verificato prima. È riuscito a mettere attorno a un tavolo, allo stesso tavolo, 40 parlamentari di tutti gli schieramenti politici, di maggioranza, di opposizione, per poter, diciamo, immaginare di fare un lavoro concreto dal punto di vista legislativo e quindi di opportunità, di norme e risorse per le aree interne, le aree fragili e le isole minori. Quindi oggi, diciamo, chiaramente quando è che il cittadino prende atto di questo sforzo enorme, di questa visione, diciamo, che ha avuto e del coraggio, perché poi cos'è la politica se non visione e coraggio? In questo senso l'onorevole Caramiello si è speso e ha dimostrato di averlo, adesso giustamente il cittadino che ha seguito questo organismo che si è creato aspetta di poter passare dalle parole ai fatti. Noi il 24 presenteremo una proposta di legge per le isole minori che nasce da un confronto di associazioni di categoria di operatori, ma soprattutto di un personale politico che intelligentemente si mette insieme e prova a fare qualcosa al di là del partito di Delle appartenenza e appartenenze. delle appartenenze politiche e Allora, partitiche. attenzione, aguzzate tutti gli ospiti da remoto in studio, non fa differenza alle orecchie perché la nostra Elena Mazzella è andata a testare un po' gli umori della gente in vista del voto isolano. Ecco le loro risposte, poi al ritorno le commentiamo insieme qui in studio anche con una certa celerità perché il tempo mi sa che stringe il nostro Vox Populi. Signora, sono prossime le elezioni europee, manca un mese ormai, lei andrà a votare? Sì, Cosa ne pensa del Parlamento europeo? è una struttura importante. Quindi ha fiducia? Sì. Lei? Vado a votare e sono fiducioso nell'Europa. Ha già le idee chiare? sì. Siamo prossimi al voto per il Parlamento europeo. Lei andrà a votare e soprattutto ci crede nel Parlamento europeo? Nel Parlamento europeo sì, non mi sono ancora informato sui nostri candidati, anche se so che rappresentanti già del governo italiano si sono candidati. Questo lo trovo un pochino un conflitto di interesse perché potrebbero togliere tempo alle faccende interne.
però mi informerò e vedrò chi scegliere. Lei, signora? Non saprei, anche io sono molto indecisa, quindi ma non comunque so andrà a votare? Forse no. E come mai non ha fiducia? Anche io come mio marito non sono informata, però mi manca anche un fondo di fiducia nei confronti dei nostri parlamentari. Tra un mese esatto si andrà a votare per il Parlamento europeo, lei cosa ne pensa? Buongiorno, io non penso che sono un po' scocciato perché non rappresentano il popolo. Ma nell'istituzione del Parlamento europeo ci crede? No, mi hanno deluso perché pensano solo le cose grandi, i piccoli non li pensano. In che cosa l'hanno delusa secondo lei? Specialmente l'agricoltura, la pesca, e i balneari, soprattutto i balneari, che sono quasi 10.000-20.000 famiglie che vivono con questo reddito. Lei andrà a votare per il prossimo Parlamento europeo? Ma non lo so, perché io quella politica non mi interessa relativamente. Quindi questi qua si parlava dell'Europa. Si parla dell'Europa da 20 anni. Ma per me ancora l'Europa non esiste, dal punto di vista pratico, sta solo sulla carta. Poi non c'è più, non c'è. Se loro mi sa dire dove sta l'Europa, che cos'è l'Europa che esiste? Vabbè. Ma purtroppo io credo che l'Europa non esiste. Alla politica lei ci crede? No, l'ho fatta e poi ci ho rinunciato. Ho fatto anche politica, ma ci ho rinunciato. Perché... Sì, ho avuto degli incarichi anche politici nei vari comuni di lì, qualche comune di lì. Ho fatto il consigliere comunale a Ischia, l'assessore, quindi ormai ti conosco, la conosco bene. Mi sai nominare qualche nome di qualche politico che faccia politica nel vero senso della parola, ma dire che mi sono sbagliato. Allora, commentavo in studio mentre ascoltavamo il Vox con Marco Bottiglieri, gli ho detto eravamo partiti bene, nel senso che poi ci siamo persi un po' per strada, però devo dire la verità che il quadro è meno sconfortante di quanto pensassi. Abbiamo ottenuto una serie di risposte anche con delle considerazioni abbastanza interessanti. Allora vi chiedo di commentarle veramente velocemente perché poi dobbiamo chiudere ovviamente con la postilla dedicata ai balneari e quello che sta succedendo tra TAR e Consiglio di Stato, che può essere definito soltanto un gran casino, quindi questo argomento qua ce lo teniamo per l'ultimo. Orlacchio, che cosa si evince dalle dichiarazioni, dalle parole di questi comunque pochi cittadini che abbiamo ascoltato? In qualche modo si ritorna alla prima domanda che ci ha fatto questa sera. Il problema della disaffezione come si risolve? C'è una sfiducia dilagante nel nostro paese nei confronti della politica che, come ho risposto prima, parte da Tangentopoli. Una sfiducia che però deve essere accompagnata da una prospettiva chiara. I problemi che ci circondano, i problemi politici, si risolvono con la politica. Azione nasce proprio per questo, per bypassare questo trentennio perduto in slogan politici, una politica che più di riempirsi la bocca non ha fatto, che ha riempito le istituzioni di gente che non ha né capo né coda, non si sa perché si trovano lì, anche per il sistema elettorale malfunzionante. Quindi bisogna rispondere alle esigenze dei cittadini legittime, alle critiche legittime dei cittadini, con una vera politica, ovvero una politica capace di rispondere ai bisogni della collettività e che si fondi non su principi come uno vale uno, non su una prospettiva che porterebbe il nostro paese alla distruzione come meno Europa, con una politica che sia concreta, seria, che porti in Europa gente di qualità, non uno qualsiasi. Senti, la frase più iconica mi sembra, poi per carità sono pronto ad essere smentito, quello dell'anziano signore che ha detto: se mi fanno vedere l'Europa dove sta, perché io invece continuo a riuscire a vederla solo osservando una cartina.
No, mi sembra poi che tra l'altro sia stata la sua intervista sia una specie di statistica rispetto a quanti andranno al voto, perché più o meno il 50% quelli che hanno risposto affermativamente. E devo dire poi, peraltro, anche il numero esiguo di parlamentari che andiamo ovviamente ad eleggere, 75 su un totale 60 milioni di abitanti, ovviamente allontana, non è diretta come può accadere in una competizione comunale, una competizione regionale. E io penso che invece sia una battaglia decisiva e questo dobbiamo sforzarci tutto di farlo. Io credo che ci sia bisogno sicuramente di più Italia in Europa, che sia bisogno di persone diciamo qualificate e ovviamente ognuno ha le proprie. Io diciamo sono convinto che durante questa campagna elettorale ci saranno tante cose che si chiariranno e si stanno via via chiarendo, anche il posizionamento rispetto alla von der Leyen, al continuare l'esperienza della von der Leyen. E su questo ci siamo stati chiari che non appoggeremo la von der Leyen per i disastri che ha combinato, allo stesso tempo il posizionamento rispetto a Draghi, che pure abbiamo sostenuto lealmente durante il governo, abbiamo pagato un prezzo politico, ci ha fatto scendere, ma questo non ci preoccupa. E credo invece che vada a far rimarcare quella che è la reale, diciamo, proposta politica. Poi, sai, io a me fa sorridere quando sento, diciamo, parlare di slogan, di parole vuote, per carità, apprezzo sempre chi si impegna rispetto alle cose e cerca di proporre le proprie idee. Io vivo in Consiglio regionale, che è la regione peggio amministrata, diciamo, d'Italia, ma peggio per distacco, dove peraltro i fondi europei, che è il vero tema, noi, diciamo, De Luca ha fatto piazzate, manifestazioni di piazza, diciamo, a Roma e dei fondi europei del 2014-2020 ha speso soltanto 3 miliardi e 700 su un totale di 9 miliardi e 3, il 37,94%, una delle percentuali più basse d'Italia, mi pare solo la Puglia abbia fatto peggio. E le altre regioni, non solo quelle a guida Lega, ma anche quelle a guida, diciamo, toscana, piuttosto che l'Emilia-Romagna, perché noi siamo gente liberi e quindi come tale ideologicamente non ci soffermiamo alle sigle, e hanno speso oltre l'80%. Spesi, questi sono dati certi accurati dalla Ragioneria Generale dello Stato. E sa, in Consiglio regionale 2020 Azione si presentò alle elezioni regionali? No, non si presentò alle elezioni regionali. Oggi ha 5 consiglieri regionali. Io li vedo spuntare come i funghi, ma è una proposta politica seria? Boh, non lo so. A me mi pare semplicemente che si possa essere un'aggregazione perché poi domani magari si sceglie un modello di un'altra regione, si va a destra, poi si va a sinistra, poi si va a centro. Poi si seguono le affermazioni del si prende la bla bla Carl e si va in Europa. Cari Danilo, posso saluti, chiederle di grazie. commentare le nostre interviste e a questo punto chiedendole davvero di essere sintetico perché poi devo dare la parola anche in studio e presumibilmente di nuovo a Tommasetti, visto che l'argomento comunque ha una scala decisamente extraisolana, di dirci qualcosina, ma veramente una pillola anche su quello che sta succedendo sulla questione legata alle concessioni per i balneari? No, per quanto riguarda le interviste che ho ascoltato, è un dispiacere ascoltare anziani disinnamorati della politica, perché quell'anziano signore è stato consigliere comunale, è stato assessore a Ischia e oggi dire ascoltare che non si sente rappresentato da nessuno. Diciamo, è una sconfitta di chi negli anni invece doveva far innamorare i giovani alla politica. Purtroppo sono sempre meno i giovani che si dedicano alla politica e io sinceramente volevo ascoltare qualche proposta, non retorica, parole vuote e slogan da parte di un giovane ma senza offesa. E quanto riguarda i balneari, c'è tanto da fare. È una battaglia che va affrontata quanto prima. Come forza politica, nelle ultime ore già abbiamo effettuato una serie di riunioni interne per uscire con una posizione univoca, forte. Da presentare anche alla popolazione. Sempre rimanendo, vado a chiudere per quanto riguarda Ischia, balneari, eccetera, noi stiamo seguendo anche un progetto molto importante sul rifacimento delle spiagge, che Ischia ha bisogno di spiagge, di 12 nuove spiagge
spiagge e su questo stiamo andando avanti. Anche in questo caso il comune di Lacquameno è capofila e stiamo seguendo anche questo tipo di progetto. Marco Gabutmundi, il tempo è scaduto, ci resta però il tempo per chiedere a questo punto davvero a Bottiglieri e Pascale un commento, visto che poi la questione dei balneari ad Ischia la avvertiamo particolarmente, perché Ischia, nonostante abbia bisogno di rifacimento, è ancora piena di spiagge, è ancora piena di operatori che operano in questo settore. Da una parte il Consiglio di Stato che dice che le concessioni sono scadute il 31 dicembre del 2023, dall'altra il TAR della Puglia che dice che si intendono automaticamente prorogate fino al 2033, insomma non si capisce più nulla. Bottiglieri. Sicuramente tutte queste notizie non fanno altro che gettare nello sconforto tante famiglie isolane, ma non solo isolane, perché comunque non vedono certezza in tutte queste normative che stanno uscendo adesso di continuo. Quindi ci auguriamo che venga fatta più presto chiarezza e venga data soprattutto la possibilità di terminare la stagione turistica, perché non vedo poi che possano fare queste persone o queste famiglie, queste tante famiglie che lavorano e magari hanno preso degli impegni anche considerando il fatto che comunque avrebbero lasciato o perlomeno, insomma, loro sperano ancora si arrivi a un altro compromesso, un altro, no, un compromesso, un altro, Soluzione. diciamo, un'altra soluzione entro fine anno si sappia come poter reagire. O come dice spesso il sindaco Pascale, riescono a sapere perlomeno, frase questa che è diventata un po' iconica, di che Morte morte devo devono morire. morire, no? È Sì. diventato il tuo must. Sì e no. Allora, il governo, se vogliamo essere, diciamo, ecco, anche per un'informazione corretta, quello che viviamo oggi è un caos tipico italiano, generato da una politica che sostanzialmente ad oggi non legifera e quindi si è in attesa di una legge quadro che vada a regolamentare questa faccenda e la vada a regolamentare anche con una proposta che deve essere, mo ci vuole, euroconvincente, perché questa è una direttiva proprio della Comunità Europea, la cosiddetta direttiva Bolkestein. Bisogna dire, per onestà intellettuale prima che politica, che il governo Conte Salvini il problema lo avevano affrontato e lo avevano anche risolto, perché con quella legge di quel governo le concessioni furono prorogate al 2033. Tanti comuni in Italia, compresi il mio, usufruendo di quella norma, hanno prorogato le concessioni al 2033. Dopodiché è arrivato il Consiglio di Stato che ha ritenuto quella proroga non applicabile e per cui oggi ha fissato la scadenza al 2023. Dopodiché è intervenuto il governo Draghi, che però ha detto qualora non si riesce per il 31-12-2023 a fare le gare, eccetera, ad espletare le gare, le concessioni si intendono prorogate al 2024. Allora oggi ecco che un balneare si chiede scusate, ma di che morte dobbiamo morire? A che cosa siamo arrivati ad oggi? All'impegno del governo che finalmente legifererà sul punto con un tavolo tecnico per valutare se la risorsa è c'è oppure no per rispondere all'Europa e quando è stato convocato il tavolo tecnico il 12 di giugno, cioè esattamente dopo le elezioni europee. Quindi questo è il Lo caos in stato cui gli dell'arte. operatori si trovano ad operare. L'auspicio è che il governo possa legiferare e che gli imprenditori perché possano avere quella certezza, perché è proprio il ruolo di un governo e responsabilità tutelare le proprie imprese. Allora, abbiamo dissentito un po' su tanto stasera, una cosa sulla quale mi pare di capire, eravamo tutti d'accordo, che l'8 e il 9 giugno, in un caso o nell'altro, andiamo a votare perché, insomma, voglio dire, esprimere il proprio voto è sempre un qualcosa di importante. Il tempo a nostra disposizione è scaduto, io ringrazio per aver fatto l'ultimo round con noi il sindaco di Lacquameno Giacomo Pascale, il referente di Buonasera. Confesercenti Assoturismo di Ischia Marco Buonasera. Bottiglieri, il coordinatore isolano di Azione Giovanni Orlacchio, il consigliere regionale della Lega Aurelio Tommasetti, il deputato dei 5 Stelle Alessandro Caramiello, chi ha curato la parte tecnica Adriano Di Maio in regia e Antonio Monti. L'appuntamento è venerdì prossimo con ultimo round, sempre alle 21, sempre live, sempre su Nuvola TV e sempre sul canale 80. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.